Ladies and gentlemen, finalmente qua con noi a R101, sì, la unica inimitabile Laura Pausini. Che presentazione pazzesca, grazie mille. Ma poi guarda, stavo dicendo, freschissima, favolosa, giustissima, wow, con questa tuta di paillette, attuale. La invidi un po', secondo me, Giulia, tu, quella tuta. Beh, ma cosa invidiate, che siete tutti perfetti voi. Innanzitutto grazie per esserci venuta a trovare. Grazie a voi. Ho visto che hai annunciato che farai un tour non solo a Milano, ma in tutta Italia, in tutte le radio che hai conosciuto e con le quali hai collaborato dal 93 ad oggi. Sì, è la prima volta che lo rifaccio dal 93, perché normalmente faccio solo Milano e Roma. Esatto, è un ritorno alle origini. Sì, devo dire che le cose che ho imparato quando ero più piccolina mi mancano oggi, nel senso che vivevo delle esperienze che allora erano nuove, che non faccio più perché non riesco a gestire le mie giornate per coprire tutto, però mi mancano delle cose anche più semplici, cose piccole. No, ma infatti io sono rimasta veramente impressa quando leggevo, perché appunto sono cose che si fanno all'inizio, poi diciamo il cantante diventa famosissimo, arriva e si fa quelle 4-5 radio famosissime, quindi chapeau a voler anche andare a ritrovare chi ha creduto per te. Ci sono tutti i capi della mia casa discografica stranieri che sono tutti incazzati neri, perché normalmente nel mese in cui esce una canzone nuova, in quel mese devo coprire almeno 12 stati. È la prima volta che non lo faccio, perché per fare questo giro in Italia sto solo all'Italia, e quindi sono felicissimi, però ho spiegato bene quello che da qui in avanti andrò a fare. Sarà un percorso molto lungo, perché ci saranno tante cose che piano piano presenterò. E quindi avrò tempo poi di andare a fare i giri anche nelle altre nazioni. Ma io avevo voglia di rivivere un po' il 93. È una seconda vita. Sì. L'inizio, un buon inizio. Esattamente come così. Come il titolo della nuova canzone. Esatto. Buon inizio. Sì. Che hai scritto insieme a Riccardo Zanotti. Sì, l'ha scritta lui, e poi aveva un testo che parlava di un altro argomento. Ma io quando ho sentito la canzone sentivo che musicalmente era proprio quello che mi mancava, che avevo bisogno di cantare. E ho incontrato Riccardo e gli ho spiegato come mi sentivo in quel momento e di che cosa avevo bisogno per aiutarmi a sfogarmi, perché avevo proprio bisogno di uno sfogo. È stato molto carino, perché non sempre le persone famose che scrivono canzoni poi cambiano interamente il concetto della canzone che originariamente hanno scritto. E quindi abbiamo lavorato proprio su quello che gli ho raccontato, su come mi sentivo e di cosa avevo bisogno di lanciare a me stessa e a chi mi segue, che è proprio dare un messaggio di anche speranza, di coraggio, di forza. Mi ha toccato molto leggere che appunto noi vediamo poi le persone, le cantanti, insomma, quando arrivano tutto il bello, e invece tu hai comunicato che hai vissuto anni difficili e che ti hanno anche condizionato quelle persone che lavoravano insieme a te, che sembrava non credessero più in te. Sì. E quindi, cioè, com'è possibile che dopo 30 anni di carriera una Laura Pausini veramente, mi ha toccato questa cosa, fosse condizionata a tal punto da stare male, no? Allora, io sono sempre molto condizionata. A volte, specialmente in Italia, magari mi giudicano perché mi vedono poche volte. Quando mi vedono, le persone mi vedono sul palco, io sul palco non ho paura e quindi mi sento forte, mi sento sicura di me stessa. Però normalmente non sono una persona così forte e hai l'animo fragile, sensibile. Esatto. E poi specialmente quando si parla di persone che magari lavorano con te e ti aspetti che ci sia un'unione, un team, un entusiasmo. Invece negli ultimi anni mi accadevano delle cose ancora più giganti di quelle che avevo vissuto, perché la cosa dell'Oscar o del Golden Globe non è che me l'aspettavo sotto pandemia, dove tutti stavano male, quindi io mi sentivo anche un po' a disagio in quella situazione, nel vivere queste cose così giganti e avere magari dei capi che mi dicevano no, guarda, non ti paghiamo neanche il volo, come assurdo, per dire. Perché tanto ormai hai 48 anni, quindi figurati. Ma io non ho parole. Però questo fa capire che sono cose che possono succedere a tutti quanti. Cioè, delle volte con i miei stessi amici, colleghi, ai quali avevo raccontato 2 anni fa questa cosa, mi dicevano non ci credo, dai, non è possibile. Eppure succedono davvero. Dipende come uno vuole reagire. Io all'inizio non ho reagito bene, perché hai sofferto. Diciamo, ho detto vabbè, ma chi me lo fa fare a questo punto? Nel senso, ho già fatto tante cose, quindi è andato un po' a cagare. E sì, vabbè, giusto, giusto. Prima giusto, proprio prima così. Me lo dicevo a me stessa, dentro di me.
E poi dopo ho cominciato a reagire, perché ho detto no, anche no, perché comunque c'è un sacco di gente che mi segue, che, mi ha dato fiducia, io ho una responsabilità nei loro confronti. Certo. E quindi ho detto vado e devo darmi, fatta forte. Spesso utilizzo le canzoni per darmi non so, un mood di vita, sì, proprio, e in quel caso ho deciso di cercare una canzone che mi aiutasse a darmi una spinta da sola, che è proprio il tuo ultimo singolo, esattamente, che è fantastico. Un buon inizio, deve essere un buon inizio a tutti. E qui io tra l'altro lo dico e poi ci fermiamo un attimo, che c'è la pubblicità, questa è la versione fisica che uscirà il 23 di marzo, sì, e me la terrò me la tengo io anche perché è la versione in vinile rosso e lo facciamo vedere appena, e quindi rosso significa, capito, tanta passione e tanta, diciamo, una cosa importante, mm-hmm, e quindi 23 marzo. Ma sapete che il rosso allontana le cattive, i malocchi, ecco, quelle cose lì. Ottimo. Me l'hanno detto. Teniamocelo qui. Ma noi è perfetto perché R101 siamo pieni di rosso. Esatto, va molto bene, molto bene. Ciao. Laura Pausini, la solitudine qui su R101. Dimmi un po', scusami se mi faccio io una domanda, ma tu Marco, come ti sei sentito quando questa canzone massacrava le orecchie? Immagino a te in particolare. Tantissimo, perché ovviamente ogni 3x2 quando mi presentavo, perché una volta il nome Marco andava tantissimo, sì, sì, cosa che adesso siamo un po', diciamo... ma ritorniamo perché è un nome della Madonna, cioè è bellissimo. Grazie Laura, ma poi ho fatto diciamolo, questa battuta pessima che sì, appunto Marco se n'è andato, mo è tornato Marco, eccomi, sono qua. No, però in realtà noi ci siamo incontrati e la prima cosa ho detto no, sei tornato, sono da tornato, me. Esatto, sì, quindi tornato. Alla fine con me Marco va sempre a finire così quando c'è qualcuno che si chiama che Marco. Che bellezza. Laura, senti, cos'è rimasto della Laura del 1993, visto che sono passati un po' di anni? L'entusiasmo e la voglia di fare. E si vede nei tuoi occhi. Sì, sì. Così, te lo dico così. Grazie. Si vede. Sì. E mi piace perché questo mestiere è... lo rispetto come mestiere. La musica, ripeto sempre, è una cosa seria, ma nello stesso momento è una grande passione. Non mi voglio dimenticare che sto facendo quello che era chissà neanche un mio sogno, perché non pensavo si potesse vivere di musica, ma solamente viverla come hobby. E quindi invece ovviamente poi ci sono passati 30 anni, quindi ci sono tante cose che magari sono cambiate. Io sono nata in un piccolo paese della Romagna al quale devo tantissimo dei miei piedi per terra, e lo ringrazierò sempre di avermi cresciuta semplice. Però non ricordiamo, lo sai, il paese, Laura? Si chiama Solarolo. E allora scusa, mi dai l'assist, ma mi è giunta voce che probabilmente, non lo so se è vero, tu dirai sì o no, che ci possono essere delle date 0000 da quelle parti. Io ho letto qualcosa. Allora stamattina mi stanno chiedendo tutti quanti se faccio il tour a Solarolo. No, io non faccio un concerto, cioè non è una data del tour, no. Quindi no, smettiamo questa cosa. Sicuramente no. Mi piacerebbe fare qualcosa a Solarolo, perché nei 30 anni di mia carriera devo tanto anche al mio paese, come ti ho detto prima, e quindi sto cercando di inventarmi qualcosa insieme al sindaco della città, però non ancora del paese. Okay. Però non so, a volte anche in questo caso si è un po' amplificata la notizia. Che immagino. Dicendo con Laura che in Italia ormai qualsiasi cosa dici viene un po' storpiato, si diffonde a macchia d'olio veramente. Esatto. Quindi, l'altra settimana in Spagna mi hanno chiesto in un gioco quanti fidanzati ho avuto. Ho detto che ho avuto 3 fidanzati perché veramente ho avuto la fortuna. Pochi. Esatto. Ne ho avuti pochi, sono stata fortunata di avere lunghe storie. Uh-huh. E in questi giorni in Italia è uscito che io ho fatto sesso con ecco, per esempio, perché? Perché bisogna perché cambiare la notizia? Esatto. Cioè, nel senso. Ma sì, ormai allora, sembra, sappiamo che in Italia è così, ma sai quante ne combino io? Dico una cosa, ma sì, ma noi dai, facciamo una cosa, ci ridiamo su. Io faccio un po' fatica, sono abbastanza incazzata, sono arrivata un attimo al limite. Ah, perché sei piena? Sono abbastanza piena con l'H finale. Perché sinceramente non ne posso più del fatto che ogni volta che faccio qualcosa, dico qualcosa, poi venga riportato in un modo sbagliato o ti amplificato. Ti attribuiscono parole sbagliate ai tuoi discorsi, sì, o un significato sì, sbagliato. Mi trovo spesso anche in situazioni che in altri paesi dove ci sono delle culture differenti, sì, piuttosto che dei modi di esprimersi differenti, che poi vengono qua riportate come se avessi fatto un danno allucinante. Cioè, a volte sono esausta di questa cosa, non ne posso più. Però in compenso, cioè, veramente, io credo un esercito di persone che ti amano, ma soprattutto tu sei, penso, la cantante italiana
più famosa al mondo, perché letteralmente, a parte il tour che hai fatto, ora mi spiegherai anche il tuo segreto di fare in 24 ore tutti i concerti in giro per il mondo, che io ho seguito questo tour sui social e non so letteralmente come tu abbia fatto, però veramente ti fa onore, perché adesso ce lo dice, adesso Laura ci dirà anche l'idea iniziale qual è stata. Sì, perché te Giulia la sai già, te l'ho raccontata. Ho chiesto da cosa è nata questa idea. Allora, io volevo festeggiare i miei 30 anni, che sarebbero stati appunto il 27 febbraio, perché ho vinto Sanremo Giovani in quel momento, nel 93, quel giorno, e volevo festeggiarlo solo quel giorno, perché avevo bisogno di dare a me stessa e alle persone che mi seguono un messaggio chiaro e forte. Dopo 30 anni di carriera è più facile godere del passato andato bene e diciamo festeggiare comodi. Sì. Invece io ho bisogno di darmi una spinta in avanti, ho bisogno di vedere che cosa c'è dopo, ho bisogno di fare fatica, di sudare, e da lì volevo cominciare. E quindi ho detto, allora, voglio fare tutto in 24 ore. Cosa posso fare? L'idea iniziale era prendere un pullman, un bus, un camion che si potesse aprire. Adoro il camion. Sì. Me la immagino, Laura Pausini nel camion. No, cioè io andrei subito. Esatto. Però così, con dentro la band, con tutti gli strumenti. Volevo, siccome io ho un fan club molto attivo che si chiama lauraforyou.com, avete un gruppo fuori. Voi, no? Sì, è proprio, tu sei molto attiva con loro. Sì, certo, bello. E loro sono super attivi con me, quindi io ho bisogno di comunicare quotidianamente con loro. E quindi ho gli indirizzi degli iscritti, dei soci, e avevo pensato di nascosto da loro di fare una canzone in 30 città diverse dal nord a sud dell'Italia, andando con questo bus. Wow. Che in 24 ore è un po' complicato. Allora, lo sai che è assurdo, perché sono riuscita in 24 ore a fare New York, Madrid, Milano, ma non ci saremmo stati nel tempo 24 ore, partire dal sud al nord Italia, fermarmi, fare una canzone, ripartire, rimontare, smontare. Era complicato, un po' non ci stavo, erano più di 30 le ore. Quindi ho lasciato perdere quel progetto e ho detto, cosa potrei fare? Una cosa ancora più difficile. Complicata, perché mi dicevi che tu non hai dormito praticamente in quei 3 giorni. Ho dormito 4 ore nel volo New York Madrid. Poi però ho capito che la voce si era troppo raffreddata, non usandola mentre dormivo. E quindi nel volo Madrid-Milano ho cercato di parlare tutto il tempo in modo che rimanesse bella calda. Poi è stato bellissimo perché hai coinvolto anche tanti talent, ho visto. Sì. Quindi è stato anche un motivo per unire il mondo del web, il mondo della musica. Quindi fortunati loro, peccato che non ci hai invitato. Ma scusa, non vi ho invitato perché voi stavate lavorando. Esatto, tutto. Cioè, noi siete qui più occupati di me. Esatto, scusa. Esatto. Sono cambiate tante cose. Sì. Però il tuo fandom è sempre lo stesso. Parlavamo che sono qua sotto. Qui sotto, fuori. Venuti qua fuori e tu ci stavi raccontando che rispondi costantemente a loro. Un tempo gli rispondevi addirittura alle lettere, 5 lettere al giorno. Quando ho vinto Sanremo non c'erano i social, quindi il modo di mettermi in contatto si stava meglio o si stava peggio? E molto meglio. Molto meglio. Un classico questo. Secondo me sì. Poi però da un'altra parte, per esempio, vedi, io riuscivo solo a rispondere 5 lettere al giorno. Anche perché quando si scrivevano le lettere non sempre capivi quello che loro ti scrivevano, certo. Non riconoscevi la calligrafia, non capivi tutte le cose che scrivevano nella calligrafia. Invece da quando ci sono i social io riesco tutti i giorni almeno a rispondere a 50 persone rispondi in direct? Sì, cioè, anche brava. In direct, sì. Ma voi capite, Laura Pausini, ma che complimenti. La domanda sarebbe stata: qual è il segreto per avere una fanbase così, diciamo, attiva, no? Nonostante tutti gli anni, questo è anche il tuo segreto. Adoro le bimbe di Laura Pausini, cioè, che vanno sotto i posti a difendere, rispondere sempre queste cose. Io non lo faccio per avere una fanbase, perché all'epoca, cioè 30 anni fa, non c'era la cosa del fan base o queste cose qui. Quindi o ti piaceva e era il tuo modo di essere. Io mi sentivo anche non era un dovere, cioè, e mi sentivo in colpa se non riuscivo a rispondere, capito? Certo. Perché queste persone a me mi hanno cambiato la mia vita, cioè io non sognavo di diventare famosa, bisognerebbe partire da quel punto lì. Anzi, bisognerebbe partire da quando tu da bambina accompagnavi tuo papà a suonare nel piano bar della Riviera. Esatto. Perché la tua storia parte un po' da lì. Esattamente, l'ho fatto dagli 8 ai 18 anni con lui e vedevo che nessuna donna faceva piano bar da sola e quindi ho detto... Figurati, il mio sogno sarebbe far piano bar da sola, ma non cioè, perché ci dovrei riuscire? Quindi mi ero organizzata con un piano B che era bello, mi piaceva, era un altro piano A che era fare architettura o fare la ceramista, perché io ho studiato al liceo artistico ceramica di Faenza.
ed ero felice così, sognando di continuare comunque a fare musica come hobby. Ovviamente non mi aspettavo tutto questo, quindi trovarmi a Sanremo e dopo 4 giorni del festival la gente mi conosceva, mi volevano tutti bene, quindi è un ricordo tu che non dimentico. Tu hai un grandissimo dono, sei molto empatica, cioè ispiri amore, dolcezza. Grazie. E poi soprattutto mi piace perché hai sempre mantenuto, nonostante sei una donna di mondo, il tuo accento comunque. Non l'ho fatto pensandoci di mantenerlo, ma sono contenta che non mi sia andato via. Cioè nonostante sei internazionale, forse la più Guarda, internazionale, quando parlo sei super italiana, patriottica. Sì sì, a me non mi tocca l'Italia che ammazza tutti. Ma confessato, anche se Laura, ogni tanto voi italiani siete veramente pesanti. Dovete fare i bravi, dovete lasciarla stare a Laura Pausini, che gli ho chiesto: ma tu vivevi all'estero? Mi fa, ho vissuto a Miami, e gli ho detto: cioè Miami, ragazzi, Miami. E ho detto: ma tu preferisci l'Italia o Miami? E lei fa: l'Italia. Tutta la vita l'Italia. Beh, certo. Non sono andata a Miami per scappare dall'Italia, sono andata lì perché lavoravo lì, facevo un programma televisivo a Miami, e quindi ho vissuto una buona quasi 5 anni praticamente fissa lì. E dopodiché il programma è finito e ho ricominciato comunque a fare tour, cose che, e la base ho deciso di prenderla comunque di nuovo in Italia, perché mi manca, io sto bene qui. Certamente quando uno ha una carriera come la mia, è più facile probabilmente lavorare dall'America. Certo. Però sono scelte di vita prima che di carriera, secondo me. Cioè, non è che non so come dire, io prima scelgo sempre come sto io. Giusto. Non come sta la carriera mia. Quello che ti fa stare bene. Sì. Poi tu sei bene, oltre una donna in pieno successo da 30 anni, anche una mamma meravigliosa. Qual Spero. È il tuo segreto per riuscire a far funzionare questa mega macchina che è la tua vita poi? Allora, innanzitutto il segreto è lei, cioè mia figlia. E vedo come sta quando facciamo delle prove, come tutti i genitori, magari sai, le prime volte che la porti fuori in macchina o in treno o in aereo quando era piccolissima. Mi è successa una cosa strana, che quando aveva 4 mesi Beyoncé mi ha invitato a fare un concerto benefico a Londra. Ho detto porca vacca, Beyoncé, cioè cosa gli dico di no? Cioè, hai portato però, la piccolina. Solo che io ho detto, a 4 mesi io non viaggio senza lei. Certo. E quindi ho chiamato il pediatra, gli ho chiesto se era in grado di viaggiare, e alla fine siamo partite. Wow. E lei non ha mai pianto, non ha mai avuto problemi sull'aereo, era sempre allegrissima, e da lì abbiamo cominciato piano piano a viaggiare. Lei ha già 2 passaporti finiti. Ma che con giusto. Tutte... vabbè. E poi ma spiega a tutti. Io 4 mesi ero già da Beyoncé. No, beh, per fortuna non fa così, se no gli arriva uno schiaffo. No. Ah, tu la vuoi umile, ma lei si rende conto non la che è la umile. Mamma. Bisogna essere umili, perché cioè, brava. Voglio insegnarle quello che i miei genitori mi hanno insegnato. Io ho fino a 18 anni ho vissuto una vita normale, ma anche molto semplice, e sicuramente non in hotel 5 stelle, non in prima classe. Dopo per il lavoro che ho fatto invece vivevo continuamente nel lusso. Certo. Però io sono capace di vivere in tutte e due le situazioni ed essere felice, perché so cosa vuol dire riposarsi. Sia ma nel letto anche dalle tue scelte. No, sì. Ma lei si rende conto che la sua mamma è famosissima? Cioè a scuola cosa le dicono? Allora, lei ha iniziato le elementari durante la pandemia praticamente. Okay. E quindi in un periodo dove io non ero molto presente in Italia in televisione, se non che quel 2 spot del Golden Globe e l'Oscar. E tu dici niente. Sì, cioè, no, però cosine così. Io glieli faccio vivere come se fossero il mio lavoro, ok? Certo. Quindi ogni genitore ha il suo. Lei va in una scuola dove ci sono dei genitori che fanno tutti i mestieri. Certo. A volte mi dice: lo sai che questa settimana il papà di Camilla non c'è perché è andato a lavorare a Roma o a Milano, non lo so. E gli dico: è tipo noi quando la tua mamma deve andare a lavorare a Londra o lavorare a Parigi, è uguale, è la stessa cosa. E voglio che la viva così. È molto difficile capire bene come educarla per me, perché io sto copiando in tutto il resto tutto quello che mia mamma e mio babbo hanno fatto con me. Li copio. E hanno fatto un ottimo pari lavoro. Passo. Ma io sono contenta perché mi sento una persona sana e felice. Bene. Mi sento brava, grazie. Una persona per mi bene. Sento una persona per bene, e vorrei che lei fosse così. Però non avendo avuto i genitori famosi, quell'aspetto lì non so come gestirlo, e a volte mi spavento e cerco di viverlo, insomma, anche con il papà di Paola, confrontandoci e capendo cosa fare. Però non vogliamo che lei
viva male e rimanga questa una cosa. Bambina brava, normalissima Laura, come sì, tutte. Bene, brava. Allora facciamo così, l'appuntamento è con la canzone che ti fa stare bene. Ormai la tradizione vuole che tutti i nostri ospiti, scelgano loro la canzone e magari poi ci motivino anche il perché di quella scelta, di quella canzone. Quindi Laura, qual è la canzone che ti fa stare bene? Allora, rullo di tamburi. Allora oggi è, perché ogni giorno la sceglierei diversa, oggi è Live Forever degli Oasis. Ma versione Wembley Live. Okay. Attenzione. Ma perché? Dacci una motivazione. Allora, innanzitutto perché è una botta pazzesca e cioè mi piace, ho bisogno di questa mega energia. E poi io i due fratelli io li amo dalla prima nota che hanno fatto. Ci stavi raccontando quando sei andata a vederli cosa hanno combinato? Ho fatto un giro allucinante perché ero in promozione all'estero. Okay. Anzi, ero dall'altra parte del continente. Sono atterrata, ma loro erano in Svizzera. Ho preso la macchina, sono atterrata a Milano. Ho preso la macchina, sono andata in Svizzera a vederli. Siamo arrivati e dopo due canzoni hanno litigato e sono andati via. Quindi, beh, un classico, come abbiamo detto prima. Però vabbè. Perché voglio dire, che volevo fare una volta che riesco a vedervi dal vivo. Ma sul web gira voce che forse si. Riuniscono. Ma allora Laura, io lo spero. Senti, sento la gente come calda, con miseria. Guarda che figo, sentite che figo. Vai, sentiamola. E poi I Wanna Live Forever. Questo è un senti super qua, pezzo. Senti qua com'è bello. Vai. Thank you, good night. Yes, Oasis Live Forever, suona 101, la canzone che fa stare bene Laura Pausini, ma non solo Laura, tutti noi. Quanti beh, noi. Bella, cioè tosta, no? Anche perché quello che dice è importante, I Wanna Live Forever, quindi cioè, e lo dice incazzato, sì. Che a me mi piace impazzire questa cosa. Chiedevo a Laura quali sono a questo punto i suoi cantanti, i suoi gruppi preferiti, mi diceva gli Oasis, ma non solo. No, mi piacciono tanti gruppi, forse più degli anni 90, ecco, però comunque gli U2, i Red Hot Chili Peppers, mi piace molto il Metallica. Ma sono molto lontani comunque un po' dal tuo genere musicale. Alla no? fine, sì, anche se quando vieni a vedere il mio concerto c'è quella parte lì. Chi conosce i miei live? La chitarra c'è, nel senso, nei molto, concerti sì. di Laura. Tu sei una rocchettara dentro? Sì, ho una parte molto. Ricordi che se io vengo da, come mi dicono i simpaticoni di Twitter, haters, sono molto contadina. E quindi Laura c'ha il dente avvelenato, ma fa bene. Io oggi sono come ce l'ho Laura abbastanza. Non so perché, forse domani mi passerà, però nel senso ogni tanto leggo delle robe che mi fanno stare male e dovrei fregarmene, ma porca miseria, come si fa? Esiste una pillola fregatene? Posso dire una cosa? Io apprezzo la sincerità di pillola. Laura Pausini, perché tutti dicono il segreto è non leggere, il segreto è ignorare, invece chapeau a Laura Pausini che con 30 anni di carriera alle spalle è umana e giustamente ci rimane male a dei commenti negativi, gratuiti, non costruttivi, ma solo fatti solo per demolire una persona, quindi chapeau doppiamente a te, veramente. Beh, grazie, però anche perché a te ci credi che la gente non lo legge. Allora posso dire, io sai quante volte dico no ma io non leggo, invece io leggo. Anch'io. E ci rimango male, rimaniamo tutti male perché siamo umani. Certo, però ma l'importante però è andare avanti, non fermarsi è capire di andare avanti, però dentro di te ti dici, vabbè adesso diventa tutto un discorso psicologico, sì, esatto. Filosofico che va. Dentro di te ti dici ma io perché devo andare avanti se questi qua mi insultano tutti, però per fortuna c'è tantissima, c'è tanta gente che proporzione, esatto, c'è molta più gente che esatto. in realtà sì, ma la gente buona, la gente carina non sta lì tutto il giorno, non fa l'hater, giustamente non perché fa l'hater, è una vita, esatto, perché è una vita, esatto, sono normali e quindi non sta, vabbè comunque. Senti, ma io volevo sapere, in ambito musicale tu da 30 anni hai successo, in televisione hai successo, qualsiasi campo tu hai successo, hai riscontrato negli anni solidarietà femminile con le tue colleghe donne? Beh sì, io sì, cioè io sono quali sono le tue amiche o comunque le tue top 3 magari cantanti preferite in questi 30 anni, quelle come che amiche dici? Italiane ne ho più di 3, sì. Cioè sono molto molto amica di Giorgia, sì. che è venuta a trovarci recentemente, sì. Perché noi due siamo tutte e due del Toro e abbiamo, io credo molto nei segni zodiacali, anche lei, ecco, anche lo so, Giorgia. Hai visto che hai fatto la copertina, sì, che c'ha il vestito, sì. Adoro quando l'ha messa, gli ho detto l'ho chiamata su, gli ho detto adoro, vabbè, e scusate, noi siamo ogni tanto anche un po' così, magari la gente non si immagina, però sì. Immagino le chiacchiere tra te e Giorgia, sì, noi abbiamo segni zodiacali. Sì, e anche di altre mille cose che a volte non sono musica, perché veramente quando sono andata a vivere a Roma 11 anni fa, visto che lei è di Roma, non conoscevo niente, ero incinta di Paola, quindi è lei che mi ha dato i primi indirizzi dei posti dove andare a comprare le cose per bambini, sì, è stata molto carina con me.
E poi vabbè, Elisa chiaramente, sì, tutte quelle che, con le quali poi alla fine ci troviamo in alcune situazioni. Siete cresciute insieme, sì, diciamo. Ma noi tre siamo quelli che più o meno della stessa generazione. Poi comunque, non so, chiaramente la Nannini, untouchable, dea, certo, totale. E Fiorella, Vannoia, idem, certo. Noi abbiamo fatto un concerto che si chiamava Amiche per l'Abruzzo, che, certo, l'avevamo dedicato a purtroppo alle persone che hanno perso i loro compagni di vita durante il terremoto in Abruzzo. E ho invitato tutte, avevo proprio invitato tutte, una lista, è stato difficile trovarle, i nomi di tutte le cantanti italiane. E ancora oggi, questo non lo sa, non lo dice quasi mai nessuno, ancora oggi è l'unico concerto nel mondo e nella storia dove si sono unite tutte le cantanti femminili di un paese. Wow, non esiste un altro concerto dove è stato rifatto. E noi siamo orgogliosi quando ci ricordiamo questo momento, certo, capito? Hai battuto tutti i record, anche perché agli Oscar tu sei stata la prima cantante a cantare in italiano. No, veramente, brava Laura. Grazie. Allora, brava Laura, noi purtroppo ti dobbiamo salutare. Ammetto, no, che sempre fare quello che interrompe Laura, la chiacchiera. No. Marco, vedi. Vabbè, te... allora niente. Sì, basta. Marco, perché ma rompi. Sei tu che dovevi andare. Marco se n'è andato, via. Ci sarà pure una ragione. Va bene. Perché se n'è andato. Allora, no, un grazie. Buon inizio. Laura Pausini, grazie per essere stata qui con grazie noi. A voi. Che sia Laura. Un buon inizio per tutti, mi per verrebbe tutti. Da dire. È così, è un augurio per tutti. Per tutti, e speriamo appunto di rivederti presto qui con noi su Area 101. Viva Laura. Vediamo verso la fine dell'anno, forse un altro diretto me lo faccio, anche perché ci dobbiamo raccontare le news. È piena le di news, tappe, esatto. È piena di tappe. Molte news. Noi ti aspettiamo, news. In bocca al lupo. Un bacio Laura, grazie mille. Grazie. Ciao, Laura. Ciao. Ciao. Grazie.